collaborazione con Lega Pronto, il sacco frigo che non teme confronto. Cordiale saluto dalla campagna veneta, meglio dalla montagna veneta. Qui siamo a Faller, in provincia di Belluno, per parlarvi di un frutto particolare, il pomme de Prussia, il pomo di Prussia. Con me c'è Guido Trento, che è un po' l'anima di questo paese. Qui dove siamo, Guido Trento? Beh, siamo nel paese della mela prussiana. Ma qui siamo nella conca in particolare. E qui in particolare nella conca proprio di meli, del meleto prussiano. E alle nostre spalle c'è un grande melo. Questo melo che si vede dietro è il padre dei meli. Questo qui ha oltre 100 anni, è un melo che noi prendiamo come riferimento e da questo melo sono partiti le nuove piantagioni che adesso stanno crescendo, perché questa mela è diventata veramente importante per l'economia del nostro paese. E poi con noi c'è Giovanni Moratone, che è un coltivatore di mele. Coltivatore di mele e anche il vivaio dove si costruisce la mela prussiana. Come mai vengono qua soltanto queste buone mele? Ma qui da sempre, qui hanno trovato il clima adatto, la terra adatta, i nostri nonni l'hanno curata, comunque le hanno curate e si sono mantenute bene e adesso le stiamo portando avanti alla grande. Il sommario di questa puntata: parliamo ovviamente della mela prussiana, una mela forte, resistente, profumata, che viene da distante e sa di lacrime e sudore di vecchi emigranti che andarono in Prussia per estrarre carbone dalle miniere e costruire ferrovie, e si portarono quassù pianticelle di mele che ritenevano adatte alla loro terra di origine, una pianta che oggi è simbolo di questa terra. E qui a Faller si è sviluppato il primo albergo diffuso del Veneto, un'idea che ha dato vita a questo territorio, tanti gli stranieri che arrivano quassù. Scendiamo a valle per parlarvi di buoni formaggi del Veneto che continuano ad avere un grande successo all'estero. Vanno bene in particolare i formaggi freschi, ben intonati con il nostro tempo. Cresce la fiducia tra gli imprenditori dovuta ai pur deboli segnali di ripresa. Fiducia però che non sale tra gli imprenditori agricoli, ed il perché lo spiega bene la CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori. In fiera a Padova a settembre è in programma Flormart, il salone dei fiori e delle piante. Ci sono già prenotati 200 espositori. Il florovivaismo nel Veneto segna un po' il passo. Nello scorso anno sono leggermente calate sia le aziende che la produzione. Gli orsi, come i cinghiali ed altri animali selvatici, continuano a far danni nel silenzio delle istituzioni. L'orso, dicono gli agricoltori, è più tutelato di noi e delle nostre attività. Una precisa denuncia da parte delle associazioni di agricoltori. E torniamo alla nostra mela prussiana con Guido Trento, che è stato un politico qui del bellunese, nonché consigliere regionale, e che oggi si è ritirato del tutto tra le sue mele. Sì, io sto bene, sono tornato nel mio paese dove ho sempre comunque vissuto ed ho costruito un meleto recuperando l'antica varietà. Un cincinnato moderno. Beh, direi che ero stufo di vivere in quell'ambiente e sono tornato in maniera salutare all'agricoltura. Nel mio paese sto bene perché è una comunità piccola, ma è una grande famiglia con un cuore grande, e qui mi trovo bene proprio perché teniamo il paese a posto ed abbiamo incominciato a costruire un esempio di una vita nuova per i paesi di montagna. Cresce qua il meleto di Faller, stanno aumentando i coltivatori e le piante piantate. Noi abbiamo circa 800 alberi centenari che teniamo molto bene, e adesso abbiamo messo tante nuove piantine, sapendo che però perché venga una mela prussiana in maniera naturale occorrono almeno 10 anni prima che si possa raccogliere la prima mela. Quindi la piantano i padri, Giovanni, e raccolgono i figli. Esatto, è proprio così. Bisogna avere molta pazienza
e aver molta cura, e dopo raccoglieremo anche i frutti. Comunque bisogna dire che la mela prussiana nel paese di Faller ha fatto miracoli, perché lei ha fatto sì che nasca il consorzio, che nascano delle aziende agricole e che nasca anche l'albergo diffuso, il bar del Pont Prussian, il ristorante della mela prussiana. È veramente una mela che ha fatto miracoli. Il simbolo di questo piccolo paese, che è una località di Sovramonte, qui del Bellunese. Beh, il simbolo è proprio la mela prussiana. Se voi, quando entrate in paese, vedete che i cartelli sono contrassegnati dal Parco Nazionale delle Dolomiti, del quale noi facciamo parte, e sotto c'è subito la mela prussiana che indica la nostra vita, perché bisogna dire che questa mela nel passato ha rappresentato un punto importante per l'economia del paese. Fino al 68, quando la melinda e le mele trentine sono riuscite a buttarla fuori mercato, perché la nostra mela è grande, è irregolare, non è trattata, è naturale, è biologica, tant'è che il paese è stato adottato da Lega Ambiente proprio per la sua mela, e per cui la gente apprezzava di più la misura, le forme rotonde, le forme belle, calibrate, tutte uguali. Adesso però, dopo gli anni 90, quando finalmente si è scoperto che mangiare biologico aiuta a vivere meglio e far stare meglio anche la salute della gente, questa mela è tornata alla grande. E adesso insieme con Giovanni e con te andiamo a vedere il padre delle tutte le mele prussiane che si trovano su questa montagna. Guido Trento, quanti anni ha questo melo gigantesco? Questo ha più di 100 anni, è uno dei primi che sono stati impiantati a Faller, e assieme a lui sono rimasti ancora tanti altri, dicevo quasi 800, ma questo è certamente il padre di tutti i meli che noi curiamo molto bene. Difatti tutte le nuove impianti vengono fatte prelevando le calmelle, noi diciamo, cioè i rametti da questo albero antico. Lo vediamo carico di mele acerbe ancora, ovviamente, perché si maturano fra un mese e mezzo, due mesi. Ecco, quante mele fa questa pianta? Qui fa sui 11-12 quintali di mele. Considerate che vengono molto grosse, rosse, lucide, luminose, tante veramente. Quante ceste di mele? Una quarantina di ceste senz'altro, cestoni. Ed ora ci fermiamo un attimo, linea alla regia, per le notizie dedicate all'agricoltura veneta, all'attualità agricola nel Veneto. È stato terribile il nubifragio che lunedì sera ha colpito un'ampia fascia di territorio delle province di Padova e di Venezia. Danni ingenti che si stanno quantificando. Raffiche di vento hanno abbattuto alberi e rovinato vigneti e frutteti. Sono state danneggiate inoltre serre, ricoveri attrezzi, piccoli allevamenti ed altre strutture agricole. Il nubifragio ha picchiato duro nella cintura di Padova e nell'area delle Terme Euganee, mentre nella provincia di Venezia è stata colpita in particolare la riviera del Brenta. In fiera a Padova si sta preparando il Flormat, il grande salone del comparto florivivaistico in programma dal 10 al 12 settembre. È un punto di riferimento di un settore che, pur avendo tante difficoltà, riesce a stare a galla. I numeri sono leggermente in rosso. Sono in calo le aziende che nel Veneto sono scese a 1600 unità, così come sono diminuite le superfici destinate a piante e fiori. Il calo si evidenzia in particolare nella provincia di Padova, polo nazionale del florovivaismo. La Coldiretti di Padova ha messo a punto nell'assemblea annuale le proposte, i progetti e gli impegni da seguire nel corso dell'anno. Si è molto insistito sul dialogo con il territorio, da intensificare e realizzare anche attraverso un confronto a tutto campo con gli amministratori locali, a partire dai sindaci. Resta prioritario l'impegno per garantire un reddito e un futuro alle imprese agricole padovane. Per il presidente Federico Miotto sono necessari un coinvolgimento e la partecipazione più ampia possibile della base sociale. Gli orsi fanno strage di bovini sull'altopiano di Asiago. Ne hanno già uccisi 8 e aggrediti diversi altri. Danni notevoli. Allevatori e organizzazioni agricole hanno bussato alle porte della regione per capire che fare, ma non sono arrivate dalla regione che risposte generiche e burocratiche. E quanto a Vicenza denunciano i presidenti provinciali della Coldiretti, Martino Cerantola, e della Confagricoltura, Michele Negretto.
C'è stato un incontro in regione che è stato definito dagli stessi deludente, poiché si sono evidenziate le estreme fragilità ed impotenza delle istituzioni, incapaci di farsi valere e soprattutto di tutelare i cittadini, le aziende e quindi l'economia del territorio. Occorrono invece, si ribadiscono, misure urgenti a difesa degli stessi. Deve finire il tempo delle chiacchiere per lasciare spazio alla concretezza. Il mangime alla diossina, prodotto da mais ucraino contaminato, è arrivato anche nel Polesine. È stato trovato a Lendinara e a Borsea. È un controsenso, rivela Mauro Giuriolo, presidente della Coldiretti di Rovigo, che nella patria del mais, il Polesine, dove su 110.000 ettari di superficie agricola utilizzabile ben 50.000 sono coltivati a gran turco, che arrivino produzioni con mais straniero per di più contaminato. Proprio per evitare rischi e seri pericoli per la sicurezza alimentare, commenta sempre Mario Giuriolo, la Coldiretti sta portando avanti un progetto per valorizzare e distinguere il Made in Italy, non solo del prodotto finito, ma anche della materia prima per altri trasformati, come il mais per i mangimi. Floriano De Franceschi è il nuovo presidente dell'ARAV, Associazione degli Allevatori Veneti. Lavoreremo, ha dichiarato appena eletto, con grande spirito di unione, per far sì che le singole province ed il Veneto complessivamente possano emergere nel panorama nazionale dell'allevamento. Fanno parte delle associazioni oltre 1.750 allevatori, con 180.000 capi, in prevalenza bovini. Vicenza è la prima provincia veneta con 55.000 capi, seguita da Padova con 37.000 capi e da Verona con 27.000 e Treviso con 25.000. Guido Trento, raccontiamo un po' la storia di questo melo centenario. Beh, i meli sono stati portati, questo melo è stato portato dalla Prussia, dai minatori che erano stati là a lavorare nelle miniere della Slesia e dopo portato qua, attecchito su. Lavorare nelle miniere e nelle ferrovie? Lavoravano nelle miniere dove cavavano il carbone e poi anche altri lavoravano praticamente nella costruzione delle ferrovie, però fondamentalmente l'hanno portata qua da lì. Come mai? Perché hanno scelto di portare la mela? Hanno portato la mela perché c'era un appassionato proprio di mele, anche perché prima c'erano altre varietà anche in questo paese, e questa mela però è riuscita in poco tempo a farsi strada perché diventava attecchito molto bene. Diventava stesso clima della Prussia, dicevano. Stesso clima e soprattutto una mela che ama tanto l'altitudine. Perché se noi la coltiviamo ad esempio in pianura, questa mela non viene buona, mentre portata in questa altezza diventa molto ma molto buona, croccante. Quindi fa parte della storia di questa terra. È nata dell'emigrazione. È arrivata qui dall'emigrazione e adesso è entrata nel paese, nel cuore degli abitanti, tant'è che questa mela è sentita proprio come una cosa molto ma molto legata alla storia del. E adesso ha anche un'importanza economica. Ah, senz'altro, tutti quelli del consorzio e anche tutti i paesani la tengono da conto e poi tramite il consorzio viene venduta sia fresca che trasformata, perché si presta molto bene anche a essere trasformata, succo, marmellate, mostarde alla mela, aceto balsamico, si fa di tutto. Giovanni, questo qui è un altro melo, quanti anni avrà? Questo arriva a più di 100, anche questo senz'altro. Anche questo più di 100 anni? Senz'altro più di 100, perché oltretutto ci sono dei meleti come quello che abbiamo visto prima, che potrebbe avere anche 120 anni, perché quando sono venute con l'incalmele e l'hanno innestato, i midatori, quando sono tornati, non hanno trovato subito la pianta giovane da innestare, ma hanno innestato su una pianta che aveva magari già 20 anni. Ecco che troviamo meleti anche di 120-130 anni. Ripassiamo la linea alla regia per la pubblicità. Restate con noi subito dopo un servizio dedicato ai formaggi veneti, formaggi che hanno sempre più spazio all'estero.